Ritorna solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con un Sifu moddatissimo che diventava un po' l'anello di congiunzione con la serie di Persona. Per questo, la risposta più sbagliata di tutte non può che essere sì, una persona fu. Ho i brividi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli di cui si può analizzare il codice sorgente. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima tra rumor, news e leaks, quindi non c'è veramente tempo da perdere. Voi sapete cosa fare, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! L'angolo della poracciata parte, come al solito, dall'Epic Games Store. Questa cosa del gioco misterioso mi sa che gli è un po' sfuggita di mano. Infatti, Dragon Age Inquisition è stato sostituito da Farming Simulator 22. A questo punto il prossimo gioco misterioso potrebbe essere qualsiasi cosa. Staremo a vedere. Su Nintendo Switch è invece partita una campagna sconti dedicata a Minecraft. Per celebrare il 15° anniversario della serie, tutti i suoi titoli sono in sconto. Segnalo in particolare Minecraft Dungeons, che ha raggiunto il prezzo più basso di sempre a 9,99. Grazie, Deku Deals. Manca ormai un mese all'uscita del DLC di Elden Ring, ovvero Shadow of the Erdtree, e Bandai Namco ha da poco pubblicato un nuovo trailer che ha mandato in brodo di giuggiole tutti i fan dell'ultimo capolavoro targato From Software. Io non sono tremendamente in hype, però devo dire che mi sta tornando voglia di giocare Elden Ring e magari anche finirlo. Però riconosco l'importanza di un evento del genere. E inserisco nell'angolo della poracciata questo trailer, così ne approfitto per ricordarvi che se non vi fate scrupoli a giocare in digitale, su Instant Gaming trovate il DLC e anche il bundle con il gioco base a un prezzo super scontato e potete anche vincere un gioco gratis con il giveaway mensile pensato per i poracci. Trovate tutti i link in descrizione. Per quanto riguarda Sony invece, il leaker Bilbil Kun, che non ne sbaglia mai una, ci ha fatto sapere che a quanto pare la campagna sconti Days of Play tornerà il prossimo 29 maggio. La prossima settimana e durerà fino al 12 giugno. Non solo possiamo aspettarci sconti su giochi, abbonamenti e hardware, ma inoltre io legherei questa soffiata a un altro rumor. Secondo l'insider Special Nick, un nuovo evento Sony, forse uno showcase, forse uno state of play, è previsto per il 28 maggio o il 29, dipende dal fuso orario. Insomma, tutti gli indizi sembrano puntare a un evento estivo Sony che arriverà la prossima settimana, in chiusura del mese, e che sarà poi seguito da una corposa campagna sconti. Non vedo l'ora. Questa settimana sono usciti due dei giochi più importanti della prima metà dell'anno, Paper Mario e Hellblade 2. Facciamoci un attimo una breve ricognizione su come sono stati accolti dalla critica questi due titoli. Ricezione strapositiva per Paper Mario, che al momento ha su Metacritic una media dell'88. Le recensioni sottolineano come, nonostante gli anni sul groppone, si tratti ancora di quello che possiamo considerare il miglior JRPG di Super Mario, tanto per trama e scrittura quanto per gameplay. Il lavoro grafico svolto da Intelligent System è ottimo e modernizza in modo convincente un art style che rimane unico nel suo genere. L'unico problema è l'assenza di contenuti aggiuntivi, tolto qualche miglioramento alla quality of life, che per esempio riduce le sessioni più tediose di backtracking. Da questo punto di vista ci si poteva aspettare qualcosina in più. Rimane comunque la versione migliore del gioco, soprattutto perché per giocarla non dovete vendere un rene per comprarvi l'originale GameCube. Su Paper Mario torneremo a breve, prima però Hellblade 2, anzi Senua's Saga, Hellblade 2. Qui la ricezione è un po' più complessa da analizzare. A fronte di una media Metacritic dell'81, più bassa rispetto a Paper Mario, ma comunque ottima, abbiamo un titolo graficamente impressionante, descritto da molti come quanto di più bello si sia mai visto in un videogioco, ma che a livello di gameplay propone una struttura limitatissima. C'è chi lo definisce praticamente un walking simulator con delle fasi di combattimento meno convincenti, sempre ludicamente parlando, del primo capitolo. So che per molti il prezzo è abbastanza respingente, ma in questo caso l'inclusione sul Game Pass è una vera manna dal cielo. Voi lo proverete?
Ah, e comunque, a quanto pare, nonostante le recenti chiusure da parte di Microsoft, il futuro del Ninja Theory non sembra essere in pericolo. Non solo lo studio continua a sviluppare Project Mara, ma a quanto pare i piani alti di Xbox e Microsoft avrebbero dato l'ok per l'inizio della produzione di un terzo capitolo della Senua's saga. E chiudiamo questa prima parte con due storie di successo. Il primo è quello di Stellar Blade, che si conferma come una delle esclusive più importanti della lineup PS5 per questo 2024. Pensate che in Giappone il titolo continua a vendere così tanto da essere nuovamente in cima alla classifica settimanale, confermandosi al primo posto per la terza settimana di fila. Certo, non è che ci sia chissà quale competizione al momento, ma intanto il team di Stellar Blade si è portato a casa oltre 91.000 copie. Mica male. L'altro successo è quello della Director's Cut di Ghost of Tsushima, uscito da poco su PC. L'affascinante open world di Sucker Punch, che aveva idealmente chiuso la stagione delle grandi produzioni Sony su PS4, è riuscita a far breccia anche nel cuore degli utenti PC. Se andiamo a vedere infatti i dati raccolti da SteamDB sui titoli pubblicati da Sony, Ghost of Tsushima ha avuto un picco di giocatori superiore persino a quello di God of War e secondo solo a quello di Helldivers 2, che però è un po' la grande rivelazione del 2024, nonché un titolo votato al multiplayer. Con numeri del genere non sorprende che Sony sia sempre più intenzionata a invadere mercati paralleli a quello delle console. Oggi quello PC e domani chissà. Anche quello mobile? Girano certe voci. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Quello di oggi è un day one molto particolare. Ma da quando in qua le grandi esclusive Nintendo vengono pubblicate di giovedì e non di venerdì? Vabbè, a parte questo, Paper Mario non ha avuto neanche il tempo di uscire, che è già finito nelle mani dei data miner, che hanno scoperto una cosa molto interessante. Infatti, all'interno del codice di gioco ci sono dei riferimenti al supporto alla risoluzione 4K. Risoluzione ovviamente non supportata da Nintendo Switch, che in modalità fissa al massimo può generare delle immagini in Full HD, ovvero 1080p. Cosa significa allora questa cosa? Cerchiamo di analizzare i casi più probabili. Nintendo Intelligent System potrebbero aver creato il gioco predisponendolo per future piattaforme, in grado di arrivare dove Switch non riesce. Questo a sua volta confermerebbe due ipotesi molto gettonate, che da un lato la prossima console sarà in grado di supportare il 4K tramite l'implementazione del DLSS di Nvidia e che questa a sua volta sarà retrocompatibile e che quindi sarà in grado di avviare i giochi Switch in modalità ottimizzata, migliorandone i tempi di caricamento, fluidità e risoluzione di gioco. Dall'altra parte però non scordiamoci che spesso i publisher come Nintendo pubblicano materiale promozionale per i loro titoli proponendo immagini a qualità superiore rispetto alle potenzialità di Switch. Sui siti e sui social della grande N in passato sono state pubblicate immagini in 4K per Animal Crossing, Breath of the Wild, Age of Calamity e tanti altri titoli first party che di sicuro non girano a questa risoluzione. Quindi questo riferimento al 4K potrebbe essere in realtà una pratica standard e utilizzata solo per fini pubblicitari o di testing interni e non per il prodotto finale vero e proprio. Tra l'altro c'è chi ancora porta avanti la tesi che Paper Mario sia stato in realtà inizialmente previsto per Switch 2, ma il rinvio della console avrebbe portato Nintendo a non rimandare ulteriormente la pubblicazione del gioco per dare sostegno alla lineup di Switch in questo anno di transizione. Voi che cosa ne pensate? E chiudiamo la puntata di oggi con una notizia a tema Xbox che riguarda sia Call of Duty che il futuro del Game Pass. Dopo giorni di rumor, teaser e leak, abbiamo finalmente la conferma che il prossimo episodio di COD sarà Black Ops 6. Sarà proprio questo il titolo protagonista dello showcase che seguirà la presentazione Xbox del 9 giugno, ma questo era diventato un po' il segreto di Pulcinella. Quello che sarà molto più interessante scoprire è
come Microsoft deciderà di gestire la serie di Call of Duty all'interno del Game Pass. Un punto cruciale su cui si stanno interrogando tutti, sin dalle prime notizie dell'acquisizione di Activision Blizzard. Sì, ok, il Game Pass è la strategia centrale di Microsoft, ma siamo sicuri che sia una scelta vincente quella di inserire un titolo così redditizio all'interno del Pass, virtualmente azzerandone le vendite su Xbox? Ecco, non ci sono notizie certe, ma tenetevi pronti perché un po' tutti gli insider e gli leaker sono concordi nell'affermare che Microsoft opterà per l'inclusione di Black Ops 6 nel Game Pass. Ma questa decisione porterà a una ristrutturazione del servizio, con cambi di prezzo e un nuovo tier di abbonamento specifico proprio per il popolare FPS. Insomma, anche se non siete fan di Xbox o di Call of Duty, io fossi in voi non mi perderei l'appuntamento del 9 giugno, che ovviamente seguiremo in live qui su YouTube. Sarà un momento di svolta e ne vedremo delle belle. E questo però c'è tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà. Quando arriverà, voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Paper, Michele Ops, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Games Store. To the game.